Sarà un torneo, Marco, molto selettivo, perché in totale si disputeranno 15 partite, compresa la fase a orologio. Sì, hai perfettamente ragione, sono poche le squadre che sono rimaste, quindi ci affronteremo più volte in questo campionato. E sarà, ogni partita sarà dura e importante, perché è come fare un playoff dall'inizio praticamente, quindi pochi margini di errore, insomma. Pochissimi, quindi ogni partita avrà storia a sé e avrà un'importanza fondamentale poi sul risultato finale del campionato e sull'obiettivo che ci proponiamo, che è poi quello di arrivare fino in fondo, insomma. Fino in fondo significa vincere il campionato, tradotto in soldoni. Perché ci vorremmo provare, nel senso, l'anno scorso abbiamo fatto una bella cavalcata per poter arrivare qui, è finita, diciamo, benino, nel senso che siamo arrivati primi e ci siamo comunque arrivati, nonostante quello che sta succedendo, insomma, in tutto il mondo. L'obiettivo con la squadra fatta sicuramente è ambizioso, perché abbiamo una bella squadra fatta di ottimi elementi, sia gli stranieri che i nostri ragazzi locali, che quelli che considero ancora anche nostri, come Andrea Capitanelli, Andrea Grosso, che sono due signori giocatori per questa categoria. E sicuramente l'obiettivo, come ti dicevo, è ambizioso e ci vogliamo provare, quindi non voglio mettere le mani avanti assolutamente, però noi ci siamo, aspettiamo gli altri, vediamo che succede, insomma. Assolutamente, il primo avversario, abbiamo già detto, Pisarum Pesaro, domenica ore 18 qui al Pala Elettra. Che cosa sapete di questo avversario? Ma devo dire che la parte tecnica io personalmente non sono così informato, perché di questo abbiamo il nostro coach e i suoi assistenti che il loro lavoro e lo fanno molto molto bene. So che è una squadra comunque da rispettare e da temere, è una squadra giovane da quello che so, e li aspettiamo, siamo qui, noi siamo chiari, limpidi, cioè, quindi ci sanno chi siamo e noi sappiamo, almeno le persone che devono saperlo sanno chi sono, quindi ce la giochiamo in campo senza problemi. C'è un pizzico di emozione in Marco Capodicasa, visto che, insomma, è qui da 10 anni, è stato atleta, dirigente, team manager, insomma c'è tanta storia, no? Raccontare. Io sono qui dall'inizio praticamente, da una semplice società, diciamo, di basket giovanile, che ha provato a crescere vincendo subito il suo primo campionato di Serie D e portando tanti tifosi, tanta energia, tante novità, e ci sono stato da subito. E come ti dicevo anche prima, io faccio parte di questa società perché sono cresciuto con lei e lo porto sul petto, Pescara Basket, quindi sì, l'emozione c'è, perché è una parte della mia vita che in questi anni è stata sempre presente e che è stata un po' interrotta bruscamente, come per tutti quanti gli amanti di questo sport, per noi ancora di più, perché siamo proprio, è un po' la nostra creatura, sicuramente è la creatura del presidente Luca Di Cenzo, però in parte anche la mia, perché ci ho messo tanto tempo, tante energie, insomma, tante risorse anche delle mie personali, quindi sì, molta molta emozione, spero che faremo bene, io sono convinto, insomma, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, un super allenatore, un ottimo staff, una grande squadra, dobbiamo solo andare in campo e lottare.